Tornati in diretta, mi manderai tre. Allora, stiamo per concludere il caso che riguarda i tantissimi passeggeri che nell'agosto scorso di rientro dalla Sardegna hanno perso la nave dei Go in Sardinia e hanno dovuto sborsare altri soldi per acquistare un biglietto con altre compagnie e poter rientrare a casa. Taras della Go in Sardinia ha avuto il tempo della pubblicità per pensare ad una risposta da dare a questi passeggeri. Non c'è una data. Non c'è una data, non posso garantire data. Nessuna data per il rimborso. Possiamo, diciamo, la legge che prevede 7 giorni di tempo per restituire i soldi. Noi vorremmo almeno una risposta alle nostre richieste, oltre a quelle di tutti i consumatori. Possiamo organizzare quello che io so un che incontro il foro di Londra è molto più veloce di quello italiano. Prego. Possiamo organizzare un incontro fra i legali e i soci della Go in Sardinia? Ma noi siamo aperti a qualsiasi incontro. Cioè, ripeto, l'avete chiesto noi... l'incontro? L'abbiamo chiesto formalmente almeno 3 settimane fa. E vi hanno risposto? Non c'è stata nessuna risposta. Allora, noi circa una settimana fa ci siamo riuniti per fare il punto della situazione e vedere quali sono le nostre responsabilità, quali sono le responsabilità dell'ANEC. A quel punto, ripeto, comunque... Allora, c'è un'indagine in corso un incontro, e per il momento chi è indagato così in tutta questa cosa è l'ANEC, non è Go in Sardegna. Quindi se il Taras, se però il magistrato... non è questo, continuiamo con questo rimpallo di responsabilità, certo. È l'ANEC. Intanto iniziamo a ragionare, cerchiamo di fissare un incontro fra i soci e i legali. Assessore, lei andrà a questo incontro per salvare l'immagine dell'isola, che è da sempre una... Spero di esserne informato in maniera più tempestiva rispetto a come... Beh, pure lei però si informi, scusi, che aspetta, un telegramma, alzi il telefono e chieda, faccia qualcosa anche lei. Abbia pazienza, io non mi posso intromettere in dinamiche da privati, il giorno che si incontrano io sarò presente, anzi... Ma lei è l'assessore dei trasporti, mica si intromette, è che intromissione è? No, io addirittura mi offro, scusi, mi faccia terminare un concetto, perché io sono dall'altra parte, quindi... Allora, sto cercando di dire che io offro fin d'ora come luogo per tenere questo incontro un campo neutro che sono gli uffici del mio assessorato. Quindi, quando vorranno tenere questo incontro, io non solo parteciperò, ma lo ospito. Ma che dice Ciro? No, ci direi veloce, Ciro, no, lo dica, Guardi, la politica in questa situazione ha fatto una cosa meravigliosa che sa fare molto bene, cioè? Quella di dare sempre la colpa agli altri. Ecco, noi non abbiamo insomma, soltanto sentito delle dichiarazioni, abbiamo solo, assessore, abbiamo sentito soltanto delle dichiarazioni. Assessore, diciamo che, mettiamola così, che da spettatori la sensazione è quella che ognuno dica sempre è colpa di qualcun altro. Quindi scusi, ci vorrebbe un'assunzione di responsabilità. Io apprezzo lo sforzo che lei fa nel dire, offro una location, per così dire. Magari mettiamoci qualche cosina in più e riaggiorniamoci a fra qualche settimana. Siamo d'accordo? Sì. Allora, poi ci sentiremo con l'assessore. Taras, ringraziandola per aver avuto il coraggio di sedersi sulla poltrona di Mi Manda Rai 3, parli con il suo AD, con gli altri soci, ci aspettiamo buone notizie. Quindi finisce qui, ma solo per oggi, questa vicenda. Poi ci torneremo. Adesso voglio raggiungere...